Ciao amici, bentornati e bentrovati a tutti voi. Oggi faremo un qualcosa che io adoro in cucina. Vi ho sempre detto che amo fare le ricette di riciclo. Più che ricetta, è un riciclo. È appena passata la Pasqua, quindi secondo me in tutte le case è avanzato un uovo, una colomba. Ma anche se sono dei ritagli, perché poi alla fine ce ne servirà poco, farò una creazione unica, così mi tolgo il pensiero, non se ne parla più, no dai, a parte gli scherzi, la faccio perché mi ispira e basta, ecco. È abbastanza veloce, una crema a freddo, senza cottura, e vi renderete conto che in 2 secondi farete una creazione. In caso di ospiti farete anche un figurone. Mettiamoci subito all'opera. E restate con me come sempre. Grazie a tutti. Come vedete qui c'è una colomba intera, ma io utilizzerò solo dei ritagli. Quindi colomba, un uovo di Pasqua, io ho scelto quello al latte, ma voi scegliete quello che vi è rimasto in casa. E per la crema, 250 g di mascarpone, 80 g di latte condensato al cacao, 200 ml di panna. E qui abbiamo della lavagna e praticamente la mandorla amara. Inizio la ricetta partendo dalla farcitura, versando la panna in una ciotola e vado a montarla. Ecco qua, panna montata, aggiungo il mascarpone e il latte condensato al cacao. E finisco di montare tutti insieme. Crema montata, finisco di amalgamarla bene bene a mano e vado a versarla in una sac à poche con un beccuccio a stella. Dopo vi faccio vedere il beccuccio che uso io. Ecco qua, la crema è pronta, adesso la teniamo da parte, ci dedichiamo all'apertura dell'uovo. E ritagli della colomba. Adesso cercherò di aprire l'uovo senza romperlo possibilmente. Ho scaldato il coltello in modo da facilitarlo. Pensate che il giorno di Pasqua ne ho aperto uno, gli ho dato praticamente un pugno come i bambini e si è aperto, si è diviso in due senza crepe, senza niente. Quindi speriamo nella fortuna. Ecco qua, direi che ci è andata anche bene. La sorpresa, sorpresa, vediamo dei Pokémon. La teniamo da parte e la regalerò a qualche bambino. In questa ciotolina ho fatto sciogliere dell'altro cioccolato dell'uovo di Pasqua e la vado a mettere al centro del mio piatto di portata. Cercherò di far incollare il mio uovo. Adesso lo lasciamo seccare un pochino e ci dedichiamo al taglio della colomba. Allora, io preferisco tagliarla dalla parte dell'ala perché voglio la parte più larga. La parte sopra, mi raccomando, adesso vi faccio vedere, io vado a rifilarla perché poi dopo mi servirà alla fine e la metto da parte in una ciotola, mandorle comprese. Riprendo l'uovo,
la mia crema con il beccuccio a stella e vado a fare una piccola base all'interno dell'uovo. Dopodiché prendo un pezzo di colomba, questo direi che è perfetto, magari lo rifilo un po', e lo adagio sopra. E con il pennellino prendo la mia mandorla amara e vado a bagnare la colomba. E faccio un altro strato di crema. E vado a fare l'ultimo strato di crema. Metto da parte un attimino il mio uovo, recupero tutta la glassa e le mandorle che avevo tolto prima dalla colomba e le vado a mettere in un mixer e le frullo grossolanamente, mi raccomando. E le spargo così a caso sulla farcia. Come avete visto, dalla colomba praticamente abbiamo recuperato tutto. Basta un po' di creatività e il gioco è fatto. E con il cioccolato fuso vado a fare delle piccole colate. Per concludere, rifinisco i bordi con la sac à poche. Qualche ciuffetto anche in basso. Facciamo tutto il giro dell'uovo. Aggiungiamo anche una mandorla, anzi due, e l'uovo è pronto. Adesso lo lasciamo in frigo almeno un'ora prima di consumarlo.
Oh, eccoci qua. Logicamente io non potevo farne uno, ma come vedete ne ho fatti due. Questa la regalerò a mia figlia e noi stasera mangeremo questo uovo ripieno. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate sulla campanella così non perdete tutte le altre ricette. In più, in descrizione trovate tutti i miei canali social. E potete seguirmi anche lì. E un'altra cosa ci tenevo a dirvi, giù sempre nell'info box trovate tutti gli ingredienti e la descrizione della ricetta, così non dovete fermare il video se volete salvare gli ingredienti. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima video ricetta con l'uovo ripieno e riciclo Colomba. Ciao a tutti!